se la stampa consente, noi inizieremo i lavori al fuoco. Cerco una poltrona. Vabbè, io inizierei i lavori e vorrei sorvolare sui ringraziamenti dovuti a chi ha accettato l'invito, però li facciamo. Cito che sono stati invitati tutte le istituzioni, i sindaci sono presenti, li ringrazio tutti. Non è presente il sindaco di Burgio, ma è presente una delegazione con il presidente del consiglio comunale, gli altri sindaci sono presenti, il sindaco di Sciacca, il sindaco di Caltabellotte, il sindaco di Calamonaci, di Villafranca, ho dimenticato qualche sindaco, è Luca Sicola che è distratto, che vorrebbe non si mette mai nelle istituzioni perché è popolare. Abbiamo invitato, oltre che l'organizzazione di categoria, il consorzio Piperella che è presente, la CNA, Colbiretti, UPA, CIA, sono quasi tutti presenti, abbiamo invitato la cittadinanza, abbiamo invitato tutti i parlamentari della provincia di Agrigento, regionali che avevamo un dato certo, nazionali non avevamo a quell'epoca ancora un dato certo, dei parlamentari è arrivato un fax da parte dell'onorevole Marinello che si scusa, mi è impegnato per impegni istituzionali a Roma, una telefonata da parte dell'onorevole La Rocca, invece è presente l'onorevole Rubolo e senatore Rubolo. Cambia un po', è camaleonte, prima senatore, poi il neo senatore Rubolo. Per ringraziamento soprattutto alla stampa che ha seguito dal primo momento e continua a farlo le vicende del viadotto Verdura, non solamente la stampa locale ma anche la stampa di livello nazionale, oggi c'è anche Rai 3 presente che ringraziamo particolarmente, e consentite un ringraziamento a chi ha accettato un incontro dibattito, seppur immagino anche dal punto di vista del dibattito sarà anche spigoloso. I vertici, i massimi vertici dell'ANAS Sicilia con l'ingegnere Tonti, l'ingegnere Riera, il mio amico ingegnere Massimiliano Campanella e c'è anche Matteo Scavia che è rappresentante istituzionale dell'ANAS ma nostro concittadino. Perché abbiamo voluto fare questo incontro? Lo avevamo anticipato in un documento che abbiamo sottoscritto i sindaci in uno dei tavoli tecnici promossi da Sua Eccellenza il Prefetto, abbiamo sottoscritto un documento i sindaci atti a salvaguardare le nostre comunità. Il documento citava, non lo voglio rileggere, faceva evincere tutta la gravità della situazione, della calamità che è venuta a capitare la mattina del 2 febbraio, perché di calamità si tratta, non è stato un terremoto, ma i danni che tutte le comunità hanno subito, veramente particolarmente Ribera e i comuni più vicini e prossimi, per questioni squisitamente naturali, non soltanto perché la nostra città è diventata un vero e proprio Fabrizio, è diventata tutta una statale, perché tutte le nostre strade sono diventate il percorso alternativo, ma per i danni subiti dai produttori agricoli e non solo, perché questo dramma, che già è qualcosa da difficile da spiegare, che è stato in pienissima campagna agricola. Nel tavolo tecnico, quando in maniera inequivocabile, su richiesta dei sindaci, a Sua Eccellenza il Prefetto, al Genio Civile, alla Protezione Civile, ma principalmente all'ANAS, ci veniva spiegato che l'unica soluzione possibile e praticabile, soprattutto la soluzione più celere, era quella che oggi verrà presentata ufficialmente dai vertici dell'ANAS, noi abbiamo sottoscritto un documento dicendo prendiamo atto che questa è l'unica soluzione possibile e comunque la soluzione più celere, l'impegno comunque dei sindaci a salvaguardia delle loro comunità è quello di vigilare e monitorare giorno dopo giorno sulle attività.
perché dobbiamo scandire cronologicamente la tempistica per arrivare alla riapertura del viadotto Verdura. Oggi la giornata non è a caso, oggi è il 28 febbraio, siamo purtroppo a quasi un mese dal crollo del viadotto Verdura. Ogni giorno che passa solo noi sappiamo quello che significa per la nostra collettività, per tutte le città coinvolte. E oggi è il 28 febbraio, l'indomani dell'affidamento, ma ce lo spiegherà l'ingegnere Conti, penso, dell'affidamento dei lavori alla ditta che dovrà fare dei lavori. Il documento sottoscritto impegnava l'ANAS anche e soprattutto per il percorso alternativo, ribattezzato tante volte un percorso di emergenza, tant'è che è un percorso di emergenza, lo sta rivelando in tutte le peculiarità in negativo, perché è un percorso datato, perché è un percorso misto fra una viabilità statale, la 386 che congiunge Ribera fino ad arrivare a Calamonaci, che francamente ha avuto bisogno, fortunatamente qualcosa si è fatto per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, che coinvolge anche la viabilità provinciale che era e continua ad essere in condizioni pietose e che comunque, nonostante gli impegni, alcuni mantenuti da parte dell'ANAS, altri ancora no, mi riferisco soprattutto alla segnaletica orizzontale, perché è indispensabile, perché io per primo ieri sera tornando da Sciacca abbiamo avuto difficoltà con la macchina del comune, perché non essendoci la segnaletica orizzontale si peggiora sicuramente le condizioni di sicurezza della strada. Ma in ogni caso il coltivatore diretto del Ribera, che deve raggiungere l'appezzamento di terreno che prima faceva percorrendo 1,5 km, oggi deve percorrere 41,5 km per arrivare all'appezzamento di terreno e poi ritornare, non soltanto sotto l'aspetto del disagio temporale, soprattutto sotto l'aspetto del disagio economico. E quindi anche lì abbiamo chiesto una maggiore attenzione, rivolta soprattutto all'impiego maggiore di risorse umane e materiali per migliorare quanto più possibile il percorso alternativo. Voglio tranquillizzare anche gli altri sindaci, abbiamo raggiunto anche un'intesa con l'ingegnere Tonte e l'ingegnere Riera, lo comunico io, l'ingegnere Campanella, sulla strada che collega il cimitero del Ribera, chiamata per noi che conosciamo Musiti, fino ad arrivare sotto Calamonaci, dove nonostante non è una strada di competenza dell'ANAS, ma visto le esigenze che ancora dureranno per 40 giorni, ma lo dirà quando, lo dirà meglio di me l'ingegnere Conte, quando durerà ancora questo disagio, di sistemare in maniera adeguata la strada di collegamento cimitero per arrivare sotto Calamonaci, perché alleggerirebbe ancora di più il percorso alternativo, perché ho segnalato a Massimiliano Campanella che purtroppo la 386 non solo ha avuto uno smottamento sotto il Ribera vicino alla Cosefa, ma già mostra segni di cedimento nel tratto che congiunge il Ribera con Calamonaci, e quindi invito anche e soprattutto a fare dei sopralluoghi. E quindi perché questo incontro? Perché la città oggi, le istituzioni presenti e soprattutto i cittadini coinvolti che attraverso anche manifestazioni spontanee, comitati spontanei, che noi ringraziamo per tutta l'attenzione che hanno mostrato per la soluzione di questa problematica, chiedono, e io mi faccio interprete dei sentimenti e di quello che avverte tutta la collettività, non mi riferisco chiaramente semplicemente alla cittadinanza del Ribera, in maniera inequivocabile. Se questa soluzione che ha portato in essere l'ANAS è l'unica soluzione possibile, e comunque perché non sono state poste in essere altre soluzioni, si parlava di ponte, ora siamo diventati tutti ingegneri e pontieri, si parlava di ponte Beni, si parlava di ponte Strallato, si parlava di una passerella, e quindi in maniera inequivocabile perché l'ANAS, di concerto con le altre istituzioni, è arrivata a questa conclusione. L'altra richiesta che viene dalla cittadinanza, dalla comunità, viene dai sindaci, dalle istituzioni, è non tanto sapere quando inizieranno i lavori, che ci interessa, ma relativamente,
A noi interessa sapere un cronoprogramma, quando inizieranno i lavori, sì, ma soprattutto quando finiranno i lavori, quando il ponte del viadotto Verdura ritornerà transitabile e in che maniera tornerà transitabile, se ci saranno delle limitazioni e che tipo di limitazioni ci saranno. Poi l'altra domanda di cui oggi dobbiamo dare una risposta inequivocabile è quando il sindaco di Sciacca e il sindaco del Ribera potranno veramente ricongiungersi, quando finalmente e dove si farà il ponte definitivo, perché abbiamo preso, abbiamo comunicato, ma oggi lo faremo, lo farete voi, che la soluzione trovata, e quindi oggi non siamo qua a presentare la soluzione definitiva, la soluzione trovata è comunque una soluzione temporanea che farà sì transitare i mezzi sul viadotto Verdura, ma comunque stiamo parlando di una soluzione temporanea e che sarà prossima a divenire una soluzione definitiva, in cui finalmente la viabilità sulla 115 può tornare la viabilità che tutti noi auspichiamo. Queste sono le domande che hanno fatto i cittadini, che i sindaci hanno fatto all'interno dei tavoli tecnici. Oggi voglio ringraziare i colleghi sindaci per la compostezza con cui hanno gestito questa emergenza, perché potevamo scadere nel populismo, nella demagogia, era un periodo di campagna elettorale e potevamo scadere in qualsiasi tipo di passerella, non la passerella per attraversare il ponte Verdura, chiaramente, mi riferisco ad altre passerelle. I sindaci hanno tenuto alto la schiena, la testa, hanno mantenuto un comportamento serio, responsabile e istituzionale. E a questo comportamento istituzionale deve rispondere un comportamento altrettanto serio, sereno, coscienzioso e soprattutto impegni solenni da parte dell'ANAS. Un ultimo ringraziamento, e non è sicuramente questo quasi populismo, va fatto alla pazienza e al senso di responsabilità di tutti i miei concittadini e concittadini delle città colpite, perché in uno stato di emergenza hanno accettato di vivere in una situazione di emergenza, seppur con mille difficoltà, ma senza mai con azioni scomposte o con azioni di protesta o con delle azioni che potevano mettere a repentaglio il vivere quotidiano o comunque l'ordine pubblico. Il senso di responsabilità dei cittadini di Ribera, di Sciacca, di Calamone, c'è stato un senso di responsabilità dei cittadini, modello dei cittadini veramente maturi. E a questi cittadini io immagino che tutte le altre istituzioni debbano dare delle risposte certe, immediate e inequivocabili anche in questa seduta. I lavori, io, se siamo tutti d'accordo, se i colleghi sindaci, i colleghi consiglieri siamo d'accordo, io passerei la parola ai vertici dell'ANAS per dove espliciteranno quello che è successo, quello che sarà da qui a pochi giorni e soprattutto gli impegni che in maniera inequivocabile assumeranno in questa sede. Dopodiché, se siamo tutti d'accordo, chiaramente priorità ai colleghi sindaci, ma successivamente il dibattito aperto non soltanto ai parlamentari presenti, alle istituzioni, ai presidenti di consiglio, consiglieri comunali, ma anche alla cittadinanza. Siccome siamo in tanti, siccome nessuno ha fretta, ma comunque dobbiamo anche i lavori far arrivare poi che avranno anche una fine, io vi pregherei negli interventi, a parte quello dell'ingegnere Tonti e dei vertici dell'ANAS, che chiaramente avranno tutto il tempo che vogliono per spiegare il progetto, di fare degli interventi che rientrano nei 5 minuti, quindi vale soprattutto per gli interventi che verranno dal pubblico, quindi se volete intervenire basta alzare la mano, ci scriviamo a turno, avremo la possibilità tutti di intervenire. Ingegnere Tonti. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo veramente ringraziare tutti quanti ed in particolare i comuni interessati, la provincia e tutti quelli che nelle primissime ore dell'emergenza hanno collaborato a che questo fatto, che certamente
grave che ha avuto queste ripercussioni sulla viabilità di questo tratto di Sicilia, ci ha consentito e quindi ha impedito di, che si verificasse un vero e proprio blocco, perché in realtà ci siamo trovati per circa 12 ore davanti a una vera e propria paralisi dei collegamenti sulla 115. Il fatto che i sindaci tutti insieme abbiamo potuto individuare nell'arco di pochissime ore un percorso alternativo che, come ben ha definito il sindaco, è bene definire d'emergenza più che alternativo, perché insomma i tempi di percorrenza sono estremamente lunghi, diverse sono state le ordinanze che via via ho dovuto emettere aggiornando a più classi e categorie di veicoli man mano che le esigenze si manifestavano nei giorni successivi, per cui nelle prime 24-48 ore l'attività che ci ha visti coinvolti a tutti, devo dire veramente in modo sinergico, è stato quello di evitare il blocco e anche, come dicevamo, seppur con grandissimi disagi, questo è stato evitato. Dopodiché ci siamo assunti l'impegno di una serie di interventi, perché come dicevamo questa viabilità d'emergenza era una viabilità che non era pronta a sostenere un carico e un traffico di questo tipo, per cui siamo intervenuti con le nostre squadre, con le nostre imprese di manutenzione, abbiamo fatto una serie di interventi manutentivi e di manutenzione straordinaria che continueranno anche nei prossimi giorni e che, come diceva il sindaco, andremo a fare pure sulla strada, quella di cui discutevamo prima, che sulla strada Musidi, che ci consentirà di migliorare, seppur modestamente, il transito nel percorso alternativo. Già il crollo è stato il sabato intorno alle 11, già dal lunedì, una volta che abbiamo in qualche modo superato la prima fase d'emergenza, ci siamo messi a lavorare su tutta una serie di ipotesi progettuali che potevano consentire di dare il traffico nel più breve tempo possibile. E i primi studi sono stati attraverso delle foto aeree realizzate già la domenica stessa, foto aeree che hanno un po', ci hanno consentito di fare delle valutazioni, prendiamo magari pure delle valutazioni più complete dell'alveo del fiume Verdura, che è un alveo, devo dire, estremamente complicato e delicato. Il ponte che lo attraversa in una delle parti più strette ha una luce di oltre 75 metri, mentre subito a monte del ponte in essere si allarga e va quasi a oltre 90 metri. La soluzione per cui, che avevamo anche noi ipotizzato in un primo momento di un ponte o di qualcosa che fosse parallelo, aveva poi bisogno di opere di collegamento, quindi di alcune deviazioni, di alcune piccole sistemazioni della 115 per creare gli innesti. A quel punto abbiamo invece ipotizzato una soluzione che ci facesse rimanere in asse e che abbiamo pensato essere la più rapida e veloce possibile. Sostanzialmente, provo a farvela vedere, sostanzialmente la soluzione è questa. Questi quattro cerchi che vedete sono dei grossi tubi armaco, cioè sono dei tubi in metallo del diametro di 5,08 m. Questo perché uno dei problemi che dobbiamo in ogni caso affrontare è quello di mantenere il più possibile vicino a quella che era la precedente la portata del fiume e quindi non creare sbarramenti.
Devo e volevo, ecco, mi sfuggiva prima, ringraziare anche gli enti preposti alla tutela del territorio, perché già dai primi giorni, quando abbiamo sviluppato questa ipotesi progettuale, ci siamo confrontati con, in particolare con il Genio Civile, ma anche con gli altri enti, perché questa soluzione, seppur provvisoria, come potete immaginare, aveva bisogno di essere approvata. Per cui abbiamo redatto il progetto nell'arco di qualche giorno, abbiamo dovuto poi apportare alcuni piccoli aggiustamenti per alcune prescrizioni che ci hanno posto i periti della Procura, dopodiché veramente in tempi in 5 giorni sostanzialmente abbiamo convocato una conferenza di servizi che abbiamo tenuto ad Agrigento, siamo andati direttamente noi sul posto con il nostro progetto e abbiamo raccolto i pareri degli enti. Per risparmiare quanto più tempo possibile, nelle more di, e quindi un po', devo dire, rischiando, ma neanche tanto, perché in qualche modo avevamo provato a condividerla per le vie brevi la soluzione, già prima ancora di convocare la conferenza di servizi avevamo avviato le procedure di gara in modo da guadagnare un po' di tempo. Quindi giovedì scorso abbiamo avuto l'autorizzazione a questo progetto e ieri abbiamo aperto le buste, abbiamo dato appena 9 giorni per presentare le offerte, abbiamo fatto una ricerca di mercato con 5 imprese di fiducia, abbiamo dato appena 9 giorni e ieri abbiamo aggiudicato i lavori ad un'impresa Gangemi di Messina, che ieri sera stessa è venuta in ufficio e abbiamo naturalmente rappresentato le esigenze, l'urgenza di quanto è importante questo lavoro per noi, per voi e per questa parte della Sicilia, e l'impresa già stamattina ha effettuato i primi sopralluoghi per dare il più rapidamente possibile avvio ai lavori. Stamattina l'ufficio amministrativo ha anche avviato le verifiche normali, che sono quelle legate agli accertamenti che si fanno a seguito di un'aggiudicazione dei lavori. Domani mattina e lunedì mattina ci saranno sul posto i tecnici nostri insieme ai CTU del Tribunale, della Procura, scusatemi, perché rimane, come voi avete visto nei giorni scorsi, nelle more di definire l'appalto, il progetto, abbiamo in ogni caso avviato dei lavori, cioè abbiamo cercato di concentrare al massimo i tempi per fare tutto quello che potevamo fare. Sostanzialmente abbiamo, come avete visto, spostato l'alveo e rimesso l'alveo nella sua parte naturale, dove scorreva nel 2008, questo per liberare la zona del crollo dall'acqua, perché su prescrizione della Procura dobbiamo rimuovere con alcune cautele, e domani saremo insieme ai tecnici, dobbiamo rimuovere con alcune cautele, dicevo, la parte di pila e di arco crollate. Quindi liberata dall'acqua, questa operazione è finita appena ieri e quindi già noi domani mattina e lunedì mattina saremo con i tecnici che ci indicheranno le modalità con cui vogliono sezionare questa parte, perché poi la sottoporranno ad alcune analisi. Questo naturalmente noi sovrapponiamo, come avete visto in questo mese che è lunghissimo per i disagi che stiamo creando, non stiamo rimasti fermi un solo istante, e nel mentre che faremo queste ulteriori attività con i tecnici, stiamo già sviluppando il cronoprogramma con l'impresa, che sta già, come vi dicevo, facendo i primi sopralluoghi e si sta cominciando ad approvvigionare dei materiali.
In ultimo, pensiamo di poter procedere alla consegna dei lavori per far scattare questo famoso countdown dei 40-45 giorni a metà della settimana prossima. Sono qui a disposizione, insomma. Noi pensiamo in 45 giorni di poter ridare traffico sulla 115 dall'inizio dalla consegna dei lavori. Sì. No. Sì, in pratica noi realizziamo un muro su pali. Mi tieni un attimo questo. Noi realizzeremo un muro su pali che sosterrà la spalla, che sostanzialmente farà da nuova spalla al ponte, e quindi poi realizzeremo dei tubi armaco nella parte invece che è rimasta. Quindi la parte di ponte sana rimarrà transitabile regolarmente. Per quanto riguarda le limitazioni, noi immaginiamo questo percorso. In una prima fase sicuramente daremo un senso unico alternato, però aperto a tutte le categorie di veicoli, e poi vedremo in fase successiva, in funzione della sezione che potremo realizzare, eventualmente di dare il traffico completo a tutte le categorie di veicoli. In una prima fase sì, poi successivamente vedremo se riusciamo a liberare il senso unico alternato e quindi dare traffico a doppio senso. Sì, io come criterio l'ho detto e lo ribadisco. Darei prioritariamente, se me lo chiedono, Fabrizio già me l'ha chiesto, per 5 minuti la possibilità di intervento ai sindaci che assieme a me hanno sottoscritto un documento, dopodiché avremo la possibilità, seppur per 5 minuti, tutti i presenti che lo richiederanno di fare intervento. Volevo... Sì, arriviamo subito pure ai costi. Volevo... Va bene. Secondo me tutti dovranno fare richieste di chiarimento. Io credo che gli interventi alla fine non saranno altri che un interrogatorio all'ingegnere Tomba. Cioè, non è che ci saranno interventi di natura politica, perché la campagna elettorale è finita. Gli interventi che ci saranno si limiteranno a chiedere delle notizie, dei dati tecnici all'ANAS, e quindi saranno più o meno tutti. Ripeto, siccome l'ingegnere Tonti, l'ingegnere Riera e Campanello sono qua a disposizione di tutti noi, io voglio ribadire, ma se non siamo d'accordo passiamo alla fase successiva. Io ribadisco, ritengo indispensabile, seppur breve, un intervento dei sindaci, dopodiché andiamo avanti con le richieste. A quella domanda, e volevo aggiungere un passaggio. Ribadisco, è vero che il disagio è veramente enorme, è vero che un mese può sembrare tanto, ma credo che quello che è stato fatto in questo mese, e come diceva il sindaco, sotto veramente un monitoraggio quotidiano, credo che in questo mese si sia veramente fatto tanto, se addirittura ieri siamo arrivati all'aggiudicazione dei lavori. Il costo dell'intervento al netto del ripasso sarà di circa 364.000 euro. Sì, grazie sindaco, grazie a tutti per la loro presenza, grazie all'ingegner Tonti. Anch'io devo dire che centrerò il mio intervento su quelle che poi sono alcune richieste di chiarimento che probabilmente anche in parte interpretano il pensiero di molti dei presenti. Però vorrei fare una preliminare osservazione, ingegner Tonti.
che si riconnette alla riflessione che ha fatto il sindaco Pace a proposito della nostra compostezza istituzionale e anche del senso di maturità delle nostre rispettive cittadinanze. Guardi che questo c'è molto costato, è costato ai sindaci ed è costato ai cittadini, è costato ai sindaci. Devo dire anche legittimamente, non avendo partecipato ai tavoli tecnici, ha ritenuto che noi ci fossimo appiattiti. Voglio aggiungere anche che qualcuno ha anche utilizzato la terminologia noi ci siamo accollati, il vostro punto di vista. E allora, o sarà anche la verità, però, come dicono dal pubblico. Allora io voglio ricordare, e su questo voglio anche mettere una considerazione di evidenza, che nel corso dei tavoli tecnici, ma anche in una nota che mi è pervenuta questa mattina e quindi della quale è chiaro l'ANAS si assume tutte le sue responsabilità, si dice relativamente all'attraversamento del fiume mediante una passerella provvisoria, deve rilevarsi che una tale soluzione richiederebbe l'esecuzione di importanti opere per la costituzione del corpo stradale con oneri finanziari non giustificabili in relazione alla natura provvisoria degli interventi, oltre che incompatibile con la tempistica dettata dalla necessità di una celere risoluzione dell'emergenza. Questo lo voglio dire non perché noi sindaci abbiamo esigenza di giustificarci, ma perché noi abbiamo tenuto un comportamento istituzionalmente corretto, anche se profondamente vigile e di controllo su tutto quello che è accaduto in questo periodo, perché il punto di vista dell'ente proprietario della strada era questo. E rispetto a questo noi abbiamo obbligatoriamente dovuto prendere atto di questa situazione. Ma è chiaro che di tutto ciò la responsabilità ricade sull'ente proprietario della strada e oggi a maggior ragione questo incontro deve servire per sottolineare altri aspetti che a noi stanno molto a cuore e che non possono trovare delle così vie d'uscita diversificate. Perché? Faccio un attimo la sintesi di quello che è accaduto. Noi nel corso dei tavoli tecnici abbiamo chiesto sostanzialmente tre cose. Primo, questo discorso della formalizzazione di una posizione vostra per cui soluzioni alternative non ce ne fossero. E da parte vostra c'è stato l'asseveramento di questa situazione. Secondo, noi abbiamo chiesto che nella esecuzione dei lavori si predisponesse una situazione per cui la ditta che se li sarebbe appaltati avrebbe dovuto utilizzare un metodo di lavoro H24. Ma questo è possibile se voi lo avete individuato nella manifestazione di interesse, perché se oggi voi vi siete chiamati la ditta e gli avete chiesto una disponibilità di questo genere, ho il grande timore che la ditta vi possa dire no, questo noi non lo facciamo perché non ci è stato chiesto. Quindi io mi auguro che questo sia stato fatto e quindi la mia è anche una richiesta di chiarimento sul punto, perché se la ditta non è nelle condizioni di assicurare una continuità di lavoro H24, io ho il grande timore che la prospettiva dei 45 giorni sia una prospettiva destinata a non essere attuata ed applicata e sono profondamente preoccupato di questo. Anche perché io dico, faccio considerazioni da politico e non da tecnico, anche perché mi si dice che c'è una tempistica che riguarda la predisposizione del calcestruzzo per cui questo avrebbe un suo tempo di definizione, per cui se prima non si consolida non è possibile continuare i lavori. Pare che questa tempistica sia di circa 28 giorni, se è così ancora a maggior ragione ho timore che il countdown che porta ai 45 giorni sia difficile da attuare. Dopodiché, nelle more di tutto questo, l'altra richiesta che è stata fatta da noi sindaci è stata quella della moltiplicazione delle risorse umane per fare in modo che questo percorso alternativo e o di emergenza
umane e materiali, potesse essere il meno rischioso, il meno pericoloso, il meno impervio possibile. In questo periodo abbiamo visto qualche tratto sistemato, ma qualche tratto, mentre io credo che occorra un intervento ancora più corposo, perché anche la prospettiva migliore, che è quella dei 40-45 giorni, è comunque, se aggiunta ai 30 giorni che sono già appena trascorsi, una prospettiva molto lunga, una prospettiva che devo dire con molta franchezza insopportabile per i cittadini delle nostre comunità, insopportabile per i cittadini di Ribera e del suo hinterland che sono interessati dalla produzione agrumicola, insopportabile anche per i miei concittadini rispetto ai quali di qui a poco si intensificherà il commercio del pesce e rispetto ai quali di qui a poco comincerà a prendere piede la stagione turistica, che è quella sulla quale l'economia della nostra città e del suo hinterland si fonda. Io questo non lo dico certamente perché voglio rivangare questioni che già sono state proposte, ma credo di interpretare il pensiero dei miei concittadini e soprattutto vorrei che ci fosse una medesima sensibilizzazione da parte vostra sulle grandissime e drammatiche difficoltà che questo crollo, da noi certamente né voluto né provocato, diciamocelo con molta franchezza, ha determinato rispetto alle nostre popolazioni. Quindi io vorrei che nel suo poi intervento di replica, unitamente anche alle altre questioni che saranno sviluppate da chi seguirà, ci possa essere una chiarezza assoluta sul cronoprogramma, sul rispetto dei 40 giorni, già sono diventati 45, 40 giorni rispetto al momento della consegna dei lavori, anche con riferimento a questa questione tecnica che mi è stata sollevata, anzi devo dire che è stata sollevata pubblicamente quando abbiamo fatto un incontro con il presidente della provincia ed è stata proprio sollevata da tecnici della provincia regionale circa la necessità della tempistica per il consolidamento del calcestruzzo, e soprattutto io vorrei che qui ci fosse un impegno assolutamente assoluto che questa ditta di Messina, che si è aggiudicata i lavori, possa lavorare H24. Solo in questa maniera noi riusciremo a onorare la tempistica, altrimenti credo che sarà molto difficile. Mi concetto non tornarci assolutamente, perché se no ripeteremo le stesse cose, che ribadire i concetti di Carmelo Paggio e di Patrizio. Noi non, dal primo momento nel quale ci siamo incontrati ad Agrigento con il coordinamento del prefetto, noi non abbiamo voluto sostituirci ai tecnici, anche se eravamo sollecitati da più parti, come è normale in questo caso, a proporre soluzioni che ciascuno immaginava. Noi ci siamo, abbiamo preso atto, l'abbiamo scritto espressamente nel documento, che la soluzione migliore, la praticabile, quella che sarebbe stata messa in atto nel minor tempo possibile, era quella che stasera il rappresentante dell'ANAS ci hanno proposto, che ci avevano anticipato. Abbiamo anche espressamente detto, lo ribadiamo tutti quanti, mi limito solo a dire grosso modo le stesse cose con altri concetti, che non è sfuggita a nessuno, a noi che viviamo da tantissimo tempo in questo territorio, la terribile fragilità della nostra zona. Cioè, crolla un ponte e un'intera economia di mezza provincia e i collegamenti tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale vengono messi in crisi. Questo ci deve far riflettere tutti. Noi viviamo in una situazione di assoluta fragilità, e quando questa fragilità viene ulteriormente messa in discussione da eventi naturali, ci accorgiamo che non esistono alternative, che le alternative non ci sono, l'abbiamo detto fin dall'inizio, si tratta
di soluzione emergenziale. Abbiamo anche detto, e lo ribadiamo, che noi non possiamo assolutamente accettare che si prolunghino i tempi oltre quelli previsti. Allora, una domanda specifica, per rispondere anche a quello che diceva il sindaco di Sciacca. La ipotesi di far lavorare l'impresa 24 ore su 24 è stata prevista anche nei costi dell'opera, immagino, perché i costi aumentano in ragione della tipologia di lavoro e anche degli orari di lavoro. I contratti di lavoro sono tali per cui ovviamente chi lavora di notte guadagna di più di quello che lavora di giorno. Noi saremo a fianco dell'ANAS, ma anche come pungolo e stimolo dell'ANAS. Abbiamo riscontrato fin dalle primissime ore, lo dobbiamo dire, la disponibilità, vediamo anche dello stesso Genio Civile, giovedì della settimana scorsa mi pare, abbiamo partecipato alla riunione le due amministrazioni comunali interessate territorialmente, quella di Ribera e di Caltabellotta, per gli adempimenti nella conferenza di servizio. Allora, io ribadisco questo concetto, ci dovete garantire che non più tardi di un tempo che da oggi decorre e per 45 giorni questo problema sarà risolto. Dopodiché le istituzioni, i politici presenti, prendiamo atto, prendano atto che in ogni caso, al di là di tutto, si tratta di una soluzione temporanea che non risolve i problemi della viabilità di questa zona, non la migliora minimamente e questo problema rimane aperto, totalmente aperto. Quindi io vorrei sapere insieme con gli altri, continueremo ovviamente a sentire ad esprimere le esigenze delle nostre comunità, vorremmo sapere se è stato previsto nei 45 giorni, per i 45 giorni, un lavoro che si svolge nella normalità o se pure questo ha bisogno di una eccezionale impostazione della coordinazione del lavoro. Sì, grazie almeno, grazie a tutti. Io per evitare di ripetere un po' quello che finora è stato detto e che poi è stato condiviso già nel precedente riunione in prefettura, mi limito solamente a voler dire qualcosa che va oltre a ribadire quanto detto da Fabrizio e dall'onorevole Pumiglia al centro, che si vuole sapere dall'ANAS se i lavori sono stati previsti in H24. Io credo che una risposta che era stata data in prefettura, Fabrizio, onorevole Pumiglia, era stato accettato da parte dell'ANAS che i lavori dovevano essere organizzati in tal modo e credo che non ci debba essere altra risposta, così come il discorso della comunicazione verso le amministrazioni comunali che sono coinvolte in questo percorso alternativo. Il coinvolgimento è nella fase del lavoro, la comunicazione dello stato dei lavori, in modo che in un modo o in un altro si possa verificare lo stato delle cose quotidianamente, se si vuole. Io ora vorrei dire un'altra cosa al di là di questi discorsi tecnici. Abbiamo visto ultimamente nei percorsi alternativi molti interventi, probabilmente sono stati pochi, come diceva Fabrizio, è necessario ancora interventi più forti e più corposi. Ecco, questi interventi sono stati fatti solo perché è caduto un ponte. Io spero e mi auguro che gli interventi, l'ANAS, così come la provincia, non debba rifarli per una nuova caduta di un altro ponte. Vorrei solamente chiedere all'ANAS che si occupino di quelle strade quotidianamente, a prescindere che sia un percorso alternativo o un percorso che non sia alternativo.
Questa è una preghiera che io chiedo per dare sicurezza a quelle strade e per dare sicurezza a quelle persone che quotidianamente utilizzano quelle strade per raggiungere la preghiera, così come per raggiungere la 105, la 115. Grazie. Buonasera a tutti. Io stasera devo ringraziare l'amico Carmelo Pace per questa riunione e volevo informare a Chiavanas che il mio paese sta vivendo in uno stato, sta vivendo uno stato di disagio eccezionale da 5 mesi. Questa sera apprendo con grande compiacimento che la strada che noi chiamiamo Musiti, a distanza di 10 giorni ci si accorge che si deve fare. Questo mi porta a compiacermi della situazione, però vedo soltanto una cosa, lo devo esternare con la massima chiarezza. Noi dal giorno 2 viviamo in uno stato di disagio, e quando dico noi dico Rivera, dico Sciacca, dico l'Interland, in uno stato di disagio non normale, perché Calamonaci, se la 115 veniva ad essere transitata da 26.000 veicoli nell'arco di 24 ore, io non dico che Calamonaci viene ad essere attraversata da 26.000 veicoli, ma almeno un 50% transitano su Calamonaci. Io quello che dico stasera, l'ho detto nelle varie sedute che si sono svolte nei tavoli tecnici, nei vigili del fuoco, in presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e il Questore, qua l'emergenza, come diceva Fabrizio e come dicevano tutti, la dobbiamo combattere con la celerità, non dobbiamo guardare le leggi per quelle che ci sono, però se noi all'inizio dei lavori, oggi la ditta aggiudicatrice è la ditta di Messina, se noi in tempi brevi chiediamo la consegna dei lavori, nella consegna dei lavori dico c'è un capitolo in cui si dice consegniamo totte, il termine ultimo per la consegna dei lavori già finiti è 45 giorni. Io spero che questo avvenga nella massima chiarezza, come dice l'ingegnere Tonti, però visto e considerando i tempi che ci sono, cerchiamo di essere più celeri possibili in modo tale che il territorio, gli agricoltori e tutto l'internet vive in modo normale, perché non è così con questo tipo di intervento che si deve fare, che si realizzi in maniera efficace. Una cosa che devo dire è che questa strada delle Musiti, ingegnere Campanella, mi rivolgo a lei, che si faccia nei tempi brevi, perché se noi interveniamo su determinate strade comunali, che vedo io a Libera, il centro urbano già con scaffe e con buche, vedo tutta la tratta che c'è tra Calamonaci e Libera con buche, quindi prima interveniamo sul percorso della strada Musiti e prima facciamo ad evitare danni maggiori. Grazie a tutti. Iniziamo con gli altri interventi e ringrazio il sindaco D'Angelo che ha rinunciato volontariamente all'intervento. Seppur la traduzione anche dell'intervento di Toto D'Angelo e tutti gli altri sindaci, io la traduco con una battuta che ho fatto 2 giorni fa a mia figlia, che ha fatto un tema, ha scritto cioè, come papà, mio papà è alto, e dice sì papà, di fronte a te sono alto, di fronte a Dino Medellin sono basso. Cosa voglio dire? L'ingegnere Tonti diceva noi abbiamo corso, è passato poco tempo, già siamo nella fase dei lavori, quindi l'ANAS va quasi ringraziata perché ha fatto presto. Vero è, messo a cospetto invece delle esigenze testimoniate da tutti i sindaci e che ora negli interventi verranno testimoniate anche da altre istituzioni e dalla cittadinanza, in cui per noi ogni giorno che passa
è un anno per il dramma che stiamo vivendo, per tutte le sfaccettature che sono emerse, hanno ragione i miei colleghi a non più a chiedere, ma a pretendere a questo punto da parte dell'ANAS tempi e modalità certe, perché ogni giorno in più rispetto al 40° giorno, dato in cui noi nel tavolo tecnico abbiamo dato il nostro benestare per andare avanti con i lavori, diventa un dramma, ma non un dramma politico da sopportare, perché abbiamo ben altri drammi, altre pecche da farci perdonare dai nostri cittadini e futuri elettori, ma soprattutto un dramma socio-economico che le nostre comunità vivono. Intanto grazie per l'invito, sarò davvero breve, europeo, perché non penso che occorra molto dire se non fare qualche puntuale riflessione. Io avevo in mente, prima di arrivare, ingegnere, mi ascolto un attimo perché poi ci vediamo nelle aule parlamentari. Il taglio che hanno dato i sindaci, l'alto senso delle istituzioni, mi impone a rivedere il mio intervento, perché avrei tante cose da dire, tante cose da recriminare. Io non sono tra quelli che fanno apprezzamenti a Correggero, se meritate li faccio, se non sono meritate non li faccio, ma soprattutto metto il dito nella piaga. E ribadisco il senso alto degli interventi che mi hanno preceduto, mi impongono, come dire, ad abbassare il tono. Però i fatti che si sono verificati bisogna descriverli con molta chiarezza. Perché a 26 giorni data, ingegnere Tonti, lei non può comunicare che i lavori, io ho preso nota di tutto, di solito non lo faccio mai, possono prendere via i lavori il più rapidamente possibile. Mi pongo io invece con in quale data inizieranno questi lavori. E quanto detto da, primo fra tutti, da Fabrizio Di Paola, da tutti gli intervenuti, lei è, nei suoi interventi ha saltato sempre due giorni, sabato e domenica, ci vediamo lunedì, venerdì o lunedì, lunedì e venerdì. La consegna dei lavori avverrà forse a metà settimana e quando si concluderanno fra 45 giorni, forse, boh, data. Questo linguaggio non è più tollerabile né da parte dei sindaci, che hanno il senso alto delle istituzioni, dalla parte dei pendolari, agricoltori, quant'altro, eccetera, eccetera, tanto avevo da sottoscritto. Perché io non ho voluto operare nessun intervento forte durante questa campagna elettorale per non essere additato di strumentalizzazione, a differenza di altre pagliacciate che sono avvenute in questa città, in questo contesto, di presidenti che si muovevano per fare giunte veloci, provinciali, internazionali, eccetera, eccetera. E tutto questo, come dire, ha molto provato e provocato la sensibilità di ognuno di noi, soprattutto la mia sensibilità. Ad ogni buon conto, come ha operato ANAS, io dico in maniera inadeguata rispetto al terremoto che abbiamo subito. Inadeguata sulla informazione, inadeguata sui percorsi di emergenza, inadeguata sulle prospettive future, inadeguata sul progetto definitivo. Quello che sto dicendo qua sarà oggetto di una mia interpellanza urgente al Ministro che verrà, o speriamo anche a quello in carica. Perché a tutte queste domande c'è una legge, è la legge del buonsenso. Gli articoli 4, 5, 7, 8, eccetera,
servono solo nei momenti che la burocrazia domina la scena, con i cavilli, con i controcavilli, con le rappresentanze, con la legge. No, io sono quello che rifà le leggi, ma quello che le vuole rispettare prima fra tutto. Ma c'è una legge che non è scritta da nessuna parte, la legge del buonsenso, di trovare le soluzioni immediate. Percorsi alternativi di emergenza, percorsi di emergenza, tutto quello che volete, sono arrivati in forte ritardo, ma soprattutto anche come se qualcuno facesse un favore a un territorio, a un comprensorio, a una comunità. Io dico a mezza Sicilia, per essere estremamente onesti e chiari, come se mandare un camion di bitume o qualche altra cosa era un piacere che veniva fatto al sindaco di Ribera oppure al titolato di turno, e non agevolare i percorsi che erano obbligatori per la legge del buonsenso, perché tutto mi può essere detto. Bisognava fare la... E poi non parlo del ponte, quante soluzioni, ponte così, ponte così. Noi abbiamo, io sono d'accordo con l'onorevole Pomiglia quando dice che il compito è vostro, fatelo proprio, le soluzioni le dovete dare voi d'ufficio perché vi competono d'ufficio. Le invenzioni di ognuno di noi non servono, serve solo che c'è un ente preposto a fare quel lavoro e lo deve fare fino in fondo. Chiudo questa parentesi e poi la faccio davvero a breve per concludere. Noi andiamo avanti col senso alto dell'istituzione, di quello che rappresentiamo, se c'è una risposta adeguata da questa sera con linguaggi chiarissimi, altrimenti non ci vedrete più a vostro fianco, sarete i nostri nemici. Io potrei chiuderla qua perché non ho altro che aggiungere, anzi chiederei al sindaco, non ieri, e manco domani, oggi, se ci sono le condizioni di chiedere un risarcimento danni per le comunità, fatelo tutto assieme, nei confronti dell'ANAS facciamolo, fatelo, se posso firmare firmerò pure io. Bravo. Poi per tutto quello che ha fatto ci vediamo nelle aule parlamentari. Giovanni Caruana, scusami, Giuseppe Masciuta e poi Giovanni Caruana. Ti chiedo scusa Giovanni. Io sono brevissimo. Solo un minuto per evitare di dire le stesse cose che non ho presentato, sono state dette. Giuseppe Masciuta è presidente del Consorzio Riberella, quindi Consorzio di tutela dell'arancio di Ribera d'Otto. Abbiamo fatto diversi comunicati, abbiamo anche noi letto la nostra sul ponte, non voglio dire altro, volevo semplicemente sottolineare il mio intervento che è stato fatto la settimana scorsa al Comune, dove secondo me è stato sottovalutato questo aspetto. Sono concordo a quanto ha detto ora l'onorevole Rune, concordo con due aggettivi che hanno sottolineato il sindaco di Sciacca, di Paola e il sindaco di Tabella. Fragilità di questo territorio è una situazione insopportabile. Purtroppo io immagino sempre una cosa, se fosse stata una comunità isolata completamente, con un ponte e quindi bisognava portare viveri, portare comunque un percorso a una comunità isolata, quale soluzione avrebbe scelto l'ANAS? Quella di 2 mesi, di 3 mesi, quindi stava in una comunità isolata per 3 mesi, per 4 mesi, soluzioni alternative nelle situazioni proprio di emergenza, non c'era solamente solo questa, quindi bisogna necessariamente aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, questa è la situazione che purtroppo mi fa pensare che spesso viviamo in una situazione di abbandono. Diceva bene, c'è un territorio molto fragile, quindi bisognava in questo caso, vista questa situazione, trovare delle soluzioni di emergenza. Purtroppo ormai sono state scelte altre, sono state operate altre scelte, va bene, andremo ora avanti con questi, vigileremo, verificheremo questi 40 giorni, 45 giorni, ormai questi
tutti i cittadini si accolleranno questi enormi, enormi sacrifici, perché per chi fa il pendolare, per tutta una comunità, perché non è solo un problema delle comunità di Sciacca, di Ribera, dei comuni, è la Sicilia tagliata in due, questo è il dramma che non si capisce, questa è la sottovalutazione che è stata fatta su questo ponte. Non si può, con un ponte che cade, tagliare in due la Sicilia e aspettare 3 mesi, questo è quello che voglio evidenziare, sperando che in futuro eventualmente dovesse capitare qualcosa di simile, allora troviamo la forza per far sì che si scelgano delle soluzioni alternative veramente di emergenza. Se no ci facciamo veramente non alzare la voce a Giovanni Armando, è difficile che possa esaudire. Io sarò più breve di chi mi ha preceduto, volevo semplicemente sottolineare due aspetti. Primo aspetto è quello che ci ha detto l'ingegnere Don. Dobbiamo aspettare altri 45 giorni più una settimana prima che inizi a lavorare, perché diceva la consegna dei lavori a metà della settimana prossima, la ditta deve approvvigionarsi del materiale, che non è cosa che si trova nel tabaccaio per i fronti, i tubi di 5 metri. Quindi inizieremo a contare questi 45 giorni fra qualche settimana. E quindi siamo in piena campagna di irrigo. Abbiamo perso l'annata agraria, quelli che abbiamo la ventura dei terreni da quelle parti, abbiamo perso l'annata agraria o quasi. Mettiamo in pericolo quella che viene. Non tutti abbiamo i fuoristrade, ingegnere Tonte, come qualche funzionario dell'ANAS. Noi per andare in campagna abbiamo il Goldoni che fa 20 all'ora nella strada asfaltata. Partire da Ribera per arrivare a Verdura, cosa che facevamo in 20-25 minuti sino a qualche giorno fa, per noi ora significa fare 2 ore e mezzo quando la strada di Scirinta ce lo consente. Perché da una settimana a questa parte, dopo che il comune era intervenuto, però qualche tecnico ha scambiato lo stabilizzato con lo scipulone, buttato in mezzo all'acqua, ha consegnato a quelli che abbiamo l'avventura di passarci una strada peggiore di quella che abbiamo trovato all'indomani del crollo del ponte. Ora io chiedo all'ingegnere Tondi, intanto, se è possibile lasciare qualche buco in qualche strada dell'interno, forse sarà magari utile e necessario, ma metteteci in condizione di andare a fare il nostro mestiere. Sistemiamo immediatamente questa strada di Scirinta, dopodiché vediamo se riusciamo anche a senso unico con il semaforo a far dare alla nostra comunità un'altra strada alternativa, che è la vecchia sede della ferrovia. Non è possibile che qualcuno prima si è comprato i terreni, poi si è comprato la spiaggia e ora si compra pure i ponti della ferrovia, impedendoci di passare e di andare a lavorare e a fare il nostro mestiere. L'abbiamo proposto sin dal primo giorno. Non è solo quella l'alternativa, quella di Scirinta. Quella strada ci consente di arrivare in 5 minuti come arrivavamo prima, e invece di andare a fare un giro di 30 km. E
veramente impossibile nel 2013 assistere a questi soprusi e a queste angherie. Noi chiediamo di essere messi in condizione di andare in campagna. Non vogliamo mettere o sottolineare responsabilità che ci sono state per quanto riguarda il crollo del fiume, le manutenzioni che non sono state fatte, gli allarmi che non sono stati presi in considerazione, ma almeno metteteci in condizione di fare il nostro mestiere. Il compagno Carovara non si può permettere ogni volta di chiedere per sé e dire che... Scusa, perché non parlare? Ti faccio parlare! Le due parole! Ma io te le faccio dire! Stasera siamo in tanti, saremo 100-150, a una parola ciascuno già su 150 parole, moltiplicate diventano tantissime e non penso che facciamo il bene della riunione di oggi, che non è la polemica sterile tra di noi che non serve a nessuno, o la guerra, dei popoli. Allora, ripeto, siccome dobbiamo procedere con i lavori, io invito il sindaco di Lucca a iscriversi a parlare così come aveva rinunciato, facciamo parlare gli altri e parlerà anche il sindaco di Lucca, fermo restando che tutti gli interventi devono essere mirati non a fare polemica che non serve a niente, soprattutto a non offendere nessuno, soprattutto chi non è presente, perché io non ho nulla a che fare con Roccoforte, ma ho solo motivo di ringraziare perché ha fatto un investimento nel nostro territorio e voglio ribadire un concetto che poco fa probabilmente non è stato espresso in maniera chiara. La richiesta fatta anche come percorso alternativo sul ponte della ferrovia, sul fiume Verdura, per capire il Roccoforte, è stata fatta al Genio Civile, e non c'entra niente l'ANAS, per verificare le resistenze strutturali del ponte, verifiche che sono state fatte dopo due giorni dalla venuta del Presidente Crocetta, che purtroppo hanno dato un esito negativo. Quindi non c'è stata da parte del Genio Civile, non c'entra niente l'ANAS, non c'entra niente il Presidente, non c'entra niente nessuno, purtroppo dalle verifiche strutturali fatte dal Genio Civile gli esiti sono stati negativi, quindi non c'è stata la resistenza e quindi non c'è stata l'autorizzazione a poterlo utilizzare seppur parzialmente come percorso alternativo. Detto questo, il ragionamento, così lo traduco, dottore, di Giovanni Caruana al di là della provocazione era, e io condivido, considerato che siamo in una situazione di emergenza, considerato che le situazioni di emergenza, come diceva Enzo Vinca, si affrontano con delle misure emergenziali. Per noi riberesi, per noi di Calamonaci, di Villafranca e di Caltabellotta, oggi
la trazzera Scirinta tra Caleggi e Piano di Monaco, seppur una trazzera di campagna era e una trazzera di campagna rimane, prima non transitabile perché c'era pure un vallone, oggi con i fondi spesi dai quattro comuni che non siamo stati solo Ribera, ha contribuito Calamonaci, Villafranca e Caltabellotta, fatta bene, fatta male, è oggi una boccata d'ossigeno, fermo restando che era e rimane una trazzera di campagna. La richiesta che ha fatto Giovanni Carlano è: non ne tralasciamo le strade di Lucca o tralasciamo le zone interne, ma se però per qualche giorno non dobbiamo vedere la buca che c'è nella strada, non lo facciamo, purché diamo la possibilità, io sotto questo aspetto condivido l'intervento di Giovanni, purché diamo la possibilità a migliaia, non stiamo parlando della terra di Giovanni Carlano che tra l'altro è pure la terra a Scirinta, ma stiamo parlando di migliaia di coltivatori diretti, non solo, che giornalmente attraversano quella strada. Quando io ho portato i tecnici dall'ANAS, probabilmente sono stato infelice nel rappresentare quella strada, perché probabilmente avrò fatto un dire che quella era la soluzione di tutti i mali. No, quella era una trazzera e rimane una trazzera. Prima era una trazzera non transitabile, oggi forse leggermente transitabile. Se ci fosse, ed è la richiesta di Giovanni, se ci fosse, un intervento serio e da parte dell'ANAS, probabilmente per questi altri 40 giorni, perché non devono essere più di 45 giorni, almeno diamo la possibilità a migliaia di agricoltori di non andare a morire nelle strade, morire metaforicamente, per 2 ore e mezzo nelle strade che prima di arrivare in campagna devono passare da Lucca, Villafranca, Puglio, e arrivare in campagna. Ora, Totò, francamente erano scritto altri. Per me se gli altri ti fanno parlare è un atto di cortesia, però erano scritti, Serafino Mazzotta, purché entriamo nello stile con cui abbiamo fatto tutti gli interventi, senza provocazioni che non servono a nessuno. Ah, mister. Io chiedo scusa per la violenza con cui sono apprestato a venire a dire queste due parole, però dico una cosa, quando Lucca Sicula, che non deve essere interessata da questo traffico, viene tutte le volte quando è chiamato a fare forza e presenza, e io sono qua stasera per non chiedere con il piattino l'elemosina all'ANAS, perché di questo traffico che passa dalla statale, il 35-40% è decollato su Lucca Sicula, perché hanno scoperto che sull'ANAS, sulla strada statale, passando da Lucca sulle provinciali, sul territorio del comune di Lucca Sicula, si accorcia in termini di tempo un quarto d'ora 20 minuti e in termini di chilometri 20 chilometri. A me stanno distruggendo le strade di campagna, le strade provinciali, le strade dentro il paese, e non chiedo niente, ma quando mi si chiedono delle cose per risolvere determinati problemi con l'occasione del ponte, io dico non ci sto. Se poi mi si dice pure che lasciamo stare le buche all'interno, molti hanno parlato di questo interno, noi sappiamo stare tranquilli con le nostre piccole esigenze a risolvere per quello che possiamo fare, ma una volta che ci sta distruggendo questo traffico, il territorio, non abbiamo parlato, non chiediamo niente, e poi per giunta bisogna anche dire non chiediamo niente per risolvere i problemi del Ribera e Sciacca, e poi ci si deve dire lasciamo qualche buca all'interno per fare Scirinta, che è una trazzera e non è mai un percorso alternativo e non può essere mai un percorso alternativo. Qualsiasi somma si spende con il fiume che distrugge poi il passaggio, la passerella, non può essere mai un percorso alternativo. I percorsi alternativi ci sono, più veloci, e si accorciano molto di più passando da Lucca, come si fa attualmente. Ma io sono qua non per chiedere nessuna elemosina e nessun interesse per Lucca Sicula, sono qua per essere solidale con il bene, ma quando poi si alzano alcune e singole determinate voci che dopo aver preso per una vita tesse, voti e tutto su questo territorio, questa è la realtà, è a penalizzare i nostri territori, io non ci sto.
Gli interventi sono di Serafino, Mandro, Montalbano, il consigliere Lugolo e l'onorevole Cascio. E l'ingegnere Conti mi chiede anche di intervenire adesso e di rispondere adesso. Però se gli interventi sono solo questi e sono anche Serafino, scusami, prego. Ti chiedo ancora una volta degli interventi brevi. Io mi permetto di dire all'ingegnere Conti: attendi altri 10 minuti prima di fare il tuo intervento. Se invece gli interventi sono tanti, facciamo rispondere all'ingegnere Conti, poi lascerà qualche altro ingegnere, perché ho capito che deve andare anche via, e continuiamo con i lavori. Grazie. Prego. Grazie Carmelo. Allora, tranquillizzo subito Totò e dico, siccome fino a ieri mattina quella strada l'ho fatta pure io, da domani cercherò di evitare di farla per evitare di arrecare ulteriori danni alla strada di Lucasì. Non lo so, ma infatti non lo farò. Invece, io credo che al di là dei ringraziamenti che sono dovuti al sindaco per aver voluto organizzare insieme agli altri sindaci questa serata e al ringraziamento ai dirigenti dell'ANAS, io agli stessi non posso non ricordare che il ponte non è caduto per un terremoto o perché gli eredi di Gheddafi ci hanno bombardato. Il ponte è caduto perché l'ANAS è stata assolutamente assente. L'ANAS non ha curato la manutenzione sulla 115 su questo ponte. L'ANAS si è voltata dall'altra parte quando già nel 2010 le televisioni di Sciacca, Teleradio Sciacca Terme, Teleradio Montecronio, che sono anche qui oggi presenti, avevano già segnalato con le riprese video quel che stava avvenendo su quel ponte, e l'ANAS se n'è stata a guardare. E meno male che il crollo è avvenuto alle 10.45 del sabato 2, perché se fosse avvenuto in piena notte probabilmente ci sarei caduto pure io, e sono passato su quella strada alle 6.30 per andarmene in studio a lavorare quel sabato mattina. E allora l'ANAS non deve e non può continuare a fare anche qui stasera discorsi che mi indignano, perché mi spiace che non ci sia l'onorevole senatore Rubolo, con il quale per una volta tanto sono d'accordo, ma lui è democristiano e non lo sono mai stato, e allora devo dire alcune cose che lui ha detto, ma le dico a modo mio. Ingegnere Conti, lei mi indigna quando dice che l'ANAS ha agito in tempi rapidi. Lei mi indigna quando dice che avete agito per risparmiare quanto più tempo possibile. E lei mi indigna quando dice che in appena 9 giorni avete predisposto il tutto per far arrivare l'offerta. Sono passate ad oggi, glielo comunico, soltanto 26 giorni. Noi il 4 di febbraio, cioè il lunedì, siccome siamo, come dire, abituati forse, ma non rassegnati a determinate cose, abbiamo costituito un gruppo su Facebook, No Ponte No Voto, che nel giro di un paio di giorni ha raccolto 4.000 iscritti, e il 10 di febbraio avevamo stilato un documento in cui ipotizzavamo, con l'ausilio di qualche tecnico, delle soluzioni alternative che non ci sono state. Dice bene chi dice oggi, ma voi siete tecnici, voi dovete trovare la soluzione, avete trovato questa, fatela. Ma io, proprio per l'incuria, proprio per la disattenzione
che in questi anni ANAS ha dimostrato che il nostro territorio a tutti avrei affidato lavori tranne Catanas. Io avrei cercato ogni soluzione possibile e immaginabile tranne che quella dell'ANAS, ma voi siete incaricati di questa attività e voi la dovete fare. Ma ci dovete dire i tempi. Io qua vi voglio il giorno che voi mi dite stasera per vedere se il ponte è stato aperto, se è stato inaugurato oppure no. Io pensavo di leggere un cronoprogramma dei lavori, qua sento dire che il cronoprogramma ancora deve essere fatto. Io voglio sapere se in questi appena 9 giorni per predisporre il tutto avete pensato e qual è la penale per i ritardi, se soprattutto è indicato un tempo massimo per la realizzazione delle opere, perché io ho l'impressione, ma prima o poi lo avremo questo contratto in mano, io confido, non l'avrò io, non l'avranno i miei sindaci, perché qui siete tutti i miei sindaci oggi, lo avrete i miei sindaci questo contratto, però vorremmo vedere quali sono i tempi che sono indicati, quali sono le penali per questa impresa, con la speranza che non ci siano impugnative, previsti sono già. Con la speranza che non ci siano impugnative, perché non è che pensiamo forse di farlo asciugare del tutto il letto del fiume per poi cominciare a fare le opere, perché poi potremmo pure aspettarci questo, ma soprattutto io vi vorrei chiedere che senso ha fare una spesa di questo genere e un lavoro di questo genere che dai tempi che lei poco fa ha indicato, ingegnere, dovrebbe esserci riconsegnata tra il 20 e il 25 di aprile, festa della liberazione, che senso ha prevedere in tutto questo tempo, e vedete che al 25 di aprile saranno già passati 3 mesi quasi, un senso unico alternato. Carmelo, il senso unico alternato ci impedirà di utilizzare la strada di Contrada Torre, noi liberesi, perché non possiamo prevedere un semaforo all'inizio del ponte con le due strade, la strada statale che proviene da Agrigento e la strada che viene da Primavera. Mi spiego? Per cui che senso ha prevedere un senso unico alternato e poi per utilizzare le sue parole e successivamente poi si vedrà. Lo sapete se questo ponte reggerà il traffico a senso doppio o no? O pensate di dover fare le prove dopo che ci cade qualcuno dentro? Quando pensate di darci delle risposte serie? Perché il vostro comportamento in questo momento, e noi abbiamo fatto un esposto denuncia nei confronti non di ANAS, ma esposto denuncia in cui però cerchiamo di puntualizzare alcune responsabilità che credo siano vostre, perché in questo momento, se Dio non voglia, in questo territorio, che è un territorio sismico, come voi meglio di me sapete, dovesse venire un terremoto anche di lieve entità, noi non avremmo via di fuga, noi non potremmo far arrivare ambulanza, noi non potremmo far arrivare vigili del fuoco, noi non potremmo far arrivare la protezione civile, per cui noi dobbiamo soltanto aspettare e pregare. E allora, siccome noi riteniamo che le responsabilità maggiori siano le vostre, riteniamo pure che più tempo passa, più queste responsabilità vi si aggravano, per cui nel nostro e nel vostro interesse dateci tempi certi per il traffico a doppio senso di circolazione. Grazie. Rispettato i tempi, Lillo Mando con la speranza di... Buonasera. Scusate,
ci sono diverse domande, sia per il mio tipo di attività, sia solo a riguardo di logica. E in terza cosa, perché non riesco a dormire, vorrei alcune risposte che credo non facciano dormire in tanti. Qualcuno potrebbe dire ti pigli una pillola, però visto che qualcuno dovrebbe dare la risposta vorrei chiedere. E allora la prima domanda che mi pongo è: questo ponte intanto è caduto perché non ha mangiato, non credo, qualcuno doveva vigilare su questo ponte. Per 130 anni se io non pitturo, non sistemo la mia cucina, credo mi cada addosso. Quindi tutto ciò tra l'altro per dire che c'è una sposta denuncia, ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Quindi non voglio muovere accuse a nessuno. Ma c'è una cosa, visto che io sono stato per diverso tempo in protezione civile, scusate che se parlo di me, siamo stati all'Aquila e siamo stati a Giambrieri, dove purtroppo c'erano le morti. A un certo punto mi viene a dire forse per fortuna, perché praticamente visto che c'erano i morti siamo entrati a Giambrieri all'Aquila, pur essendo caduti sei ponti, dopo 24 ore. Quindi se in protezione civile si possono fare i ponti in 24 ore, qua in 24 giorni dobbiamo ancora discutere cosa fare. Dico, basterebbe chiedere alla protezione civile nazionale o al governo dell'Aquila o non so a chi, per capire come si fa. Perché fra l'altro io vedo che la provincia di Bolzano, ci sono dei filmati dove leggo che alla provincia di Bolzano si sono installati dei ponti bairi. Certo, là è un altro mondo. Scusate, se volete io riprendo più tardi. Non ti ascoltano. Se non siete interessati io posso anche venire più tardi, non venire proprio, non è un problema. Scusate. Siccome le risposte dovete darmele voi, vi prego, possibilmente io scrivo per dare le risposte. Se voi neanche ascoltate, evidentemente avete capacità che non conosco. Sì, sì. Allora, premesso che ognuno si può anche distrarre perché ha anche altre cose. E ognuno si può invece dire perché a me, in quanto quasi padrone di casa, perché il padrone di casa è per Giuseppe Portorici, ho l'obbligo di riportare tutto nella norma, nel ruolo istituzionale mio, nella sede istituzionale massima che è quella di una sala sacra, che è Consiglio Comunale di Ribera, eviterei e vi prego dal pubblico a evitare toni, frasi, concetti che possano andare oltre quello che è un semplice dibattito civile. Se ci sono persone che non sono adusi a poter rimanere in questa stanza e a comportarsi come ci si deve in questa stanza, può anche liberamente accompagnarsi da solo fuori. Dopodiché gli interventi sono tutti ben accetti, purché siano degli interventi estremamente rispettosi di tutte le istituzioni e non presenti in quest'aula, senza provocazione. Scusate. Vabbè, vediamo. Io diciamo che sono certo di quello che dico. Voglio dire, assolutamente, non è così. Vi assicuro che non è così. E volevo porre qualche domanda. Innanzitutto per il discorso di Scilinda. Innanzitutto per il discorso di Scilinda, che è un'altra alternativa, una strada alternativa. Io vorrei capire perché l'ANAS non deve intervenire su Scilinda, sulle musite o su chissà cos'altro. Perché se le strade di Scilinda e le strade delle musite o qualsiasi altra strada sono diventate necessarie in virtù del fatto che quella strada e quel ponte è caduto. Quindi l'ANAS deve essere partecipe di tutte quelle che sono le altre situazioni e le altre strade alternative, perché bisogna creare delle vie di fuga che non c'erano. Ripeto, se quel ponte cadeva per terremoto e dovevamo portare dei soccorsi, gliele avremmo portate dopo 30 giorni. Non lo so io se è normale questa cosa. Dico un'altra cosa, alcune tre domande veloci. Allora, una, si era chiesto la possibilità di quel famoso ponte Bailey, che ripeto non capisco come a Bolzano si possa porre in essere in 10 giorni e qua non se ne può neanche parlare. Credo sia bene anche tecnicamente capire il perché.
perché più a valle ci sono dei passaggi dove ci sono delle vecchie stradelle dove l'attraversamento degli argini è di 5 o 6 metri. Dico, può darsi che sia davvero così, ma bisognerebbe spiegare alla cittadinanza e a chi di dovere il perché non è possibile. Perché molti hanno fatto degli accertamenti tecnici avendo delle competenze e dicono che è diverso. Inoltre c'è sempre una domanda che rimbalza, che è quella: perché a Bolzano, a Savona, in 15 giorni, 10 giorni si è potuto fare e qua non si può prendere neanche in considerazione. Due domande si ponevano in molti e li pongo io anche per gli altri. E allora, inoltre a questo, se la parte in cemento armato che è rimasta in piedi, a quel che si capisce bene, ha la possibilità di essere riutilizzata, quindi si presume che questa parte che è rimasta in cemento armato vada bene, abbia le caratteristiche per poter essere attraversata. Queste analisi sulla parte rimanente perché non si facevano subito e si faceva in modo di creare la corsia a senso unico con i semafori? Questo ancora non si è capito, sono delle cose che vorremmo capire. Una delle risposte che ci è stata data è che il ponte Bailly non poteva essere immesso perché dovremmo avere una luce di 80 metri, quindi si desume che le spalle che sono rimaste non funzionano bene. Ora invece si va a intervenire su quei 20 metri di ponte che sono caduti, quindi praticamente ne desumo l'opposto, che quelle spalle funzionano. Allora, funzionano o non funzionano quelle spalle? Vanno bene o non vanno bene? Perché se vanno bene si sarebbe potuto intervenire prima col ponte Bailly e si faceva un attraversamento di 20 metri. A queste cose qualcuno deve pur rispondere, perché ad oggi, dopo 30 giorni, siamo ancora qui a chiederci se è possibile, se non è possibile e quant'altro. Scusate. L'ANAS sostiene, personalizziamo il discorso, l'ANAS sostiene che il costo dell'opera temporanea che sarà fatto è l'unico possibile, cioè altre soluzioni avrebbero presupposto un costo maggiore, un costo insostenibile. Io dico una cosa: l'ANAS dispone di soldi propri? Non credo. Credo che i soldi dell'ANAS sono soldi nostri. Il costo che l'ANAS andrà a sostenere per la soluzione temporanea è un costo che sosteniamo noi, ma lei ha idea dei costi che stiamo sostenendo in questo momento noi di tasca nostra? Ha idea di quanto ci costerà? Non avete fatto uno studio sull'impatto socio-economico e sui costi che la popolazione dovrà sostenere e sta sostenendo? No, non credo. Voi avete scelto esclusivamente una soluzione tecnica. Non eravate voi l'ente deputato a stabilire qual era la soluzione giusta. Perché se anche una soluzione fosse costata 10 milioni di euro e avrebbe consentito di risolvere il problema in un giorno, quella soluzione andava percorsa a livello istituzionale. Non siete voi l'ente che può decidere. Voi avete deciso qual era la migliore soluzione per voi. Ingegnere mi ascolti? Ha idea di cosa significa per un dializzato, per uno che fa chemioterapia, quel percorso alternativo, per chi lo fa 3 volte al giorno? Avete idea? O pensate soltanto ai numeri e ai calcoli? Ecco perché vi dico che voi eravate una componente del problema, ma non chi doveva decidere. Voi avete deciso, voi avete garantito per una comunità, avete garantito nei confronti della prefettura per una comunità dicendo che quella è la soluzione. Ma quale soluzione? Di cosa stiamo parlando? Io la faccio ogni giorno, 2 volte al giorno quella strada. L'altra sera tornavo a mezzanotte sulla strada alternativa, mi stavo andando a buttare nel burrone. Ma state scherzando? Io mi auguro che non succeda nulla. Qualora dovesse succedere qualcosa, l'avvocato Mazzotta ve l'ha detto il senatore Ruvolo, sarete chiamati alle vostre responsabilità in tutto, perché avete preso una decisione come se avesse dovuto risolvere un problema tecnico, non un problema socio-economico. Allora, a questo punto io mi auguro che il presidente Napolitano vi dia l'incarico di fare il governo. Fate a senso unico alternato, un giorno il PD, un giorno il PDL e lì l'ufferia di Scelina. Arrivederci. Allora, un po' per provare a trarre le conclusioni.
situazioni. Ho sentito parlare di sensibilità, di forse poca attenzione al problema o di disattenzione al problema o chissà di quanto tempo ci siamo presi per risolvere i problemi. Io credo che il solo fatto di essere qui presenti ed essere qui aperti a ricevere le critiche, a ricevere le osservazioni e a esporre quelle che sono le nostre idee, le nostre tesi, penso che solo questo possa bastare a far capire a tutti quanto ci sta a cuore il problema, quanto stiamo lavorando per risolvere il problema e per tutto quello che stiamo facendo per risolvere il problema, altrimenti ritengo che nessuno di ANAS oggi sarebbe stato qui. Questa è la prima osservazione. Per rispondere un po' a braccio alle questioni che sono state poste, allora si parlava dell'H24. Il problema dell'H24 non è né un problema economico né un problema tecnico, è soltanto un problema di sicurezza. A me, per il lavoro che faccio, mi arrivano continuamente i bollettini meteo. Vi leggo l'ultimo: avviso rischio idrogeo numero 59 del 28/2/2013, delle 16:53. Quindi è una questione che stiamo valutando per capire se riusciamo a lavorare H24 in alveo. Io prima di venire qua sono andato sul fiume, il fiume devo dire che in questo momento ha una portata importante. Per effetto di questo bollettino sono previste delle condizioni meteo estremamente avverse. Mettere a lavorare di notte e senza determinate precauzioni non credo che sia una cosa igienica e nessuno vuole fare altro danno a quello che già c'è. Poi, ma quando ci sarà il tempo bello si farà in H24? Lavoreremo per tutto quello che potremo fare anche di notte, perché è un problema, ho detto, di sicurezza, non è né un problema economico e né un problema di impresa. Poi sono veramente contento che qui ci siano moltissimi amministratori. Mi è stato detto che io forse ho dato dei tempi incerti, certi e non incerti. Allora, noi abbiamo appena fatto ieri l'aggiudicazione dei lavori. Come vi può risultare alla maggior parte degli amministratori, sapete che avremmo dovuto aspettare 45 giorni per la legge antimafia, per avere l'antimafia per poter procedere alla consegna dei lavori. Io sto parlando di circa 7 giorni e non posso essere ancora più preciso, perché stiamo prendendo contatti e abbiamo già preso contatti con la prefettura di Messina, ho già preparato una nota alla prefettura di Messina assumendomi personalmente delle responsabilità di poter procedere ad una consegna anticipata, e voi sapete benissimo che queste sono delle cose che non si può dire 10 milioni di euro, 1 milione di euro, esistono delle leggi, delle norme e dei regolamenti che vanno rispettate. Noi li stiamo rispettando tutti, con la collaborazione di tutti, perché altrimenti non eravamo qui in un mese pronti per iniziare i lavori o dire tra 7 giorni iniziamo i lavori perché abbiamo speso 90.000 euro di segnaletica verticale, abbiamo speso 290.000 euro di interventi di manutenzione varia, di cui 190.000 euro in pavimentazioni e 100.000 euro in altre attività, oltre gli interventi previsti dalle nostre squadre. Io non ho mai detto nell'intervento che il disagio non c'è e che non sia un disagio enorme. Lo abbiamo affrontato in varie fasi, una emergenziale che ci ha consentito, penso, i disagi che abbiamo riscontrato, di evitare il blocco. Poi le soluzioni potevano essere le più svariate, ognuno si può sbizzarrire, ci saranno tecnici più bravi e meno bravi. Noi abbiamo pensato che la soluzione che stiamo percorrendo sia la più idonea, non già da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista tempo economico, quindi quella che poteva essere la più rapida e la più efficiente. In ultimo,
rispetto alla battuta non sapete se fate passare, crolla, non crolla, non è questo il problema. Il problema è che noi proveremo a dare traffico nel più breve tempo possibile. Quindi questo significa che se noi riusciremo a dare anche una sola corsia, daremo una sola corsia. Se poi nei giorni successivi riusciremo a dare l'altra parte di corsia, perché la sezione che ci aspetta sul ponte è di circa 6,50 m. Quindi noi adesso vedremo insieme all'impresa, e non è un problema di cronoprogramma, insieme all'impresa che starà con noi nei prossimi giorni, di studiare bene le fasi del cantiere. Noi le abbiamo studiate, le abbiamo viste, ci dovremo confrontare con l'impresa, troveremo le migliori soluzioni possibili, e quindi non è una questione di essere pressappochisti o di non voler dare risposte. Come vi ho detto, ci sono delle soluzioni tecniche ed amministrative che ancora vanno risolte, come vi dicevo, non ultima quella dell'antimafia. Cercheremo anche lì di essere tempestivi e continueremo a dare, come abbiamo fatto finora, e non ci sottrarremo, come non ci siamo sottratti stasera, informazioni puntuali di quello che è il nostro operato quotidiano. Questo vi volevo dire, vi ringrazio veramente per la pazienza. Prego. C'erano due richieste. Prego. Una, quella che riguardava la tempistica sulla realizzazione della sanificazione del muro di contenimento. Allora, i tempi. Non rispondo subito, mi è sfuggito. Non voglio perdere tempo assolutamente. Certo. Allora, questa è la prima. La seconda, lei giustamente, è giusto che sia così in rispetto alle leggi. E allora noi vorremmo capire una cosa: il bando che lei ha predisposto per quanto riguarda questo appalto prevede o non prevede l'H24, il lavoro festivo, eccetera? Perché se lei dice che certo, poi tutti i contratti prevedono tempi di esecuzione, penali, ingegnere Tondi, mi perdono un secondo, io non voglio due secondi soltanto. Se prevede questo, e allora noi abbiamo la speranza che forse la tempistica possa essere rispettata. Se questo non lo prevede, anche per quello che lei poco fa ha detto del bollettino meteorologico, quindi per gli imprevisti naturali che possono succedere, è una bugia dire che in 45-50 giorni questo ponte sarà realizzato, perché lo capiscono pure i bambini che è impossibile realizzare, anche per tutte le difficoltà che lei sa. Lei è arrivato dopo Venticilia e a me dispiace che è trovato ad affrontare una problematica così grande, ma lei sa anche gli enti preposti al rilascio dei pareri, quello che creano le difficoltà che creano. Quindi diciamo la verità, se ci vogliono 6 mesi, diciamolo chiaramente alla cittadinanza, almeno sappiamo che ci vogliono 6 mesi e ognuno si organizza di conseguenza, perché la nostra città, rappresentata leggermente qui dal nostro sindaco, ha anche la difficoltà del settore turistico, che noi se andiamo ad affrontare la stagione estiva, noi è un'economia fondamentale ed importante, insieme a tutto quello che ha detto l'amico Giorgio Corona e altri. Quindi diciamo esattamente la verità, perché averla qui oggi è un motivo di ringraziarla da parte mia, ma da parte di tutti, però dobbiamo sapere la verità oggi, domani non sappiamo dove trovarla per sapere la verità. Ingegnere, via Alcide De Gasperi 247, Palermo. Allora, per quello che riguarda la maturazione del calcestruzzo, i tempi di maturazione del calcestruzzo sono di 28 giorni. Esiste naturalmente, come tutti i tecnici sanno, anche i tecnici dell'avvocato sapranno, che c'è la possibilità di anticipare di qualche giorno la maturazione del calcestruzzo utilizzando degli additivi. Quindi diciamo che mediamente il tempo sta nell'intorno dei 28 giorni, si può fare anche qualche giorno prima. L'altra questione, che l'H24, allora io questo è possibile, io non sono ingegnere, vabbè, però se c'è da fare una pianificazione per fare asciugare la pianificazione, non è così. I 28 giorni si riferiscono al muro, non alla pianificazione. Quindi si preoccupi, è un problema che c'è, infatti. Quindi è chiaro che nei contratti sono previsti penali, tempi, è tutto previsto contrattualmente, quindi, cioè, ma si possono sapere o è segreto? Che cosa è segreto? L'ho chiesto 7 volte, qual è la penale?
che è stabilita. Quanto è il 2 per 1000? Quanto è il 1 per 1000? Qual è l'1 per 1000 dell'importo contrattuale? Quello che prevede la norma. Questo è giornaliero. Non ci aspettiamo risposte a parole. Il fatto stesso che sono venuti qua va sottolineato la sensibilità delle persone. Su alcune risposte, e do la parola all'ingegnere Tondi e concludo, credo che non sarà nemmeno né l'ingegnere Tondi né l'ANAS a rispondere, perché credo che già c'è la magistratura che ha attivato delle indagini e che la magistratura ci dirà se le segnalazioni fatte 2 anni fa avevano un fondamento e se ci sono state delle carenze da parte dell'ANAS atte a salvaguardare l'incolumità del ponte. Quindi, indipendentemente da quello che può dire oggi l'ANAS, noi l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto, io sono arrivato il 2 febbraio e non c'ero, penso che la magistratura di questo ne terrà conto e soddisfazione. No, su questo penso che va bene. Allora, ricapito. Solo una cosa, più che altro per farmi dormire, mi puoi spiegare per quale motivo a Bolzano le cose non è possibile? Allora, tecnicamente, allora, non mi fa dormire così niente. Allora. Allora, per quanto riguarda i tempi, non sono tempi aleatori, sono 45 giorni contrattuali, è previsto nel contratto, non è che i lavori si fanno sulla stretta di mano, c'è un contratto che prevede dei tempi, una consegna, un'ultimazione e una penale in caso di mancata ultimazione nei tempi previsti. Per quanto riguarda invece la parte di ponte che, a cui si riferiva lei, sì, nel tratto dove c'è stato il crollo c'è uno scalzamento anche delle fondazioni di una pila del ponte in calcestruzzo. C'è circa più di un metro di fondazione scalzata. Una volta ripristinata quella fondazione insieme agli altri lavori, il ponte sarà percorribile. Oggi non è percorribile.